Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal canale di Guantanamo Guys. Oggi vi andrò a parlare di un gioco che uscirà, diciamo, durante le vacanze natalizie. Questo gioco è Fable Anniversary, che sarebbe il remake di Fable 1. Fable 1 praticamente è un gioco che è uscito tantissimo tempo fa. Io sono uno di quelli che l'ha giocato, diciamo, da piccolo sul computer. E quindi niente, gli sviluppatori della Lionhead Studios, dopo Fable 3 e Fable The Journey, quel gioco per Kinect, hanno deciso di fare questo remake, visto che Fable 1 era stato molto apprezzato. Fable 1, a differenza degli altri Fable, non so se ci avete giocato, a Fable 2 o Fable 3, ogni volta che morivate perdevate un po' di esperienza, ma poi si ricominciava subito. Invece Fable 1 era proprio più difficile, perché se morivate c'era il checkpoint, ricominciavate da dietro. Quindi già questo differenzia Fable 1 dagli altri. Allora, questo remake HD, diciamo, sarà uguale, la storia sarà la stessa, però verranno aggiunte molte cose e anche altre missioni. Per adesso non si sa quasi niente, non si sa quasi niente del gioco, però visto che, diciamo, la storia è la stessa, visto che io ho giocato Fable 1 sul computer, vi posso, diciamo, parlare della storia, della trama in generale. Allora, la trama inizia con un ragazzino, quindi si inizia da bambini, come in Fable 2 d'altronde, perché anche in Fable 2 eravate dei bambini. Comunque il vostro villaggio viene distrutto dagli attacchi dei banditi e voi venite trovato per caso da una persona, quindi siete un superstite, siete da questo attacco dei banditi. Questa persona vi porta alla gilda degli eroi. Praticamente la gilda degli eroi è citata sia in Fable 2 che in Fable 3, perché praticamente si basa tutto intorno a questa gilda, che in Fable 2 e in Fable 3 viene riconosciuta come, diciamo, una leggenda. Invece in Fable 1 è proprio l'epoca dove la gilda degli eroi esisteva, era ancora attiva. Allora, appunto, venite portati in questa gilda degli eroi e lì inizia un addestramento, cioè vi danno una camera, diventa proprio tipo una scuola, e voi dovete superare delle prove, dovete addestrarvi fino a che non verrete promossi e diventerete degli eroi. Poi, dopo che sarete partiti, inizia il vero e proprio viaggio, dove dovrete affrontare molti nemici, tra i quali il Jack di Spade, che è questo tizio rosso che avete visto nello sfondo, che è uno dei nemici, diciamo, più affascinanti di sempre. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto, questo gioco uscirà per le vacanze natalizie, io sarò il primo a comprarlo, perché come ho detto è un gioco fantastico e molto diverso rispetto agli altri Fable. Potete scegliere la personalizzazione, c'è sempre, c'è anche l'arco, qua non ci sono i fucili ma c'è l'arco. Poi cos'altro c'era? Diciamo, c'è sempre il fatto di essere buoni o cattivi, e quindi tutte queste cose che lo rendono un gioco unico. Allora ci vediamo, ora vado via perché arriva la polizia.